approvato il rendiconto del Consiglio regionale. Per il riordino delle agenzie territoriali per la casa. Sopralluogo al grattacielo della regione. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 16 settembre, ha approvato il rendiconto dell'ente che chiude il 2013 con un avanzo di 17 milioni di euro da reinvestire in assestamento di bilancio. L'Assemblea legislativa ha poi iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa, con il dibattito sull'articolato e gli emendamenti, per lo più presentati dai gruppi di opposizione. In primo piano. Con un avanzo di oltre 17 milioni di euro, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 dell'Assemblea. I risparmi conseguiti, frutto dei tagli sui costi della politica, che al netto delle spese obbligatorie ammontano a quasi 11 milioni di euro, verranno trasferiti alla Giunta regionale con una mozione di indirizzo sulla loro destinazione che sarà votata dall'Aula in occasione dell'esame dell'assestamento del bilancio. Il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del disegno di legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa. Tra le principali novità, la riduzione delle ATC da 7 a 3, dei membri di ciascun consiglio di amministrazione, ridotti a 3 dai 5 attuali, e il collegio dei revisori dei conti, non più composto da 3 membri, ma da un revisore unico più un supplente. Dopo l'approvazione dell'articolo 7, l'esame del provvedimento è stato rinviato alla prossima seduta. È un primo passo importante perché il Consiglio regionale torni a occuparsi di casa e torni anche a investire sulla casa per i ceti meno abbienti. Con questa legge le ATC si riducono a 3 in tutto il Piemonte, con un risparmio consistente da rivolgere alle manutenzioni del patrimonio, e soprattutto ci sarà un maggiore coinvolgimento dei sindaci che potranno partecipare alle assemblee di coordinamento in ogni ATC, portando le esigenze reali del territorio. Obiettivamente riteniamo che questa legge sia un po' riduttiva rispetto a quella che è l'importanza del lavoro sull'ATC, del lavoro legato chiaramente alle unità abitative, legato al mondo del sociale chiaramente e alle criticità. Noi ritenevamo che questa legge potesse in qualche modo prevedere una riorganizzazione più ampia e importante. Sostanzialmente anche questa, rispetto alla precedente sul segretario, rispecchia solo ed esclusivamente un intervento mirato a una riorganizzazione della parte, diciamo così, politica, ma non di quelle che invece è la sostanza che necessita veramente una riorganizzazione dell'ATC. Quindi onestamente, secondo me, un passo falso che si poteva evitare.